Ciao a tutti. Allora, ho deciso di farvi vedere come affilo questa lama. E niente, stavo iniziando senza fare il video. Vedete? Qui l'ho già lucidato. E poi mi sono detto, ma sì, perché non fare un video? Magari verrà utile a qualcuno. E così, eccomi qua. Con questo video. Ora qui ho già lucidato, come stavo dicendo, per togliere la ruggine, però adesso qua mi sono accorto che non ho lucidato bene bene i denti. Quindi guanti. Occhiali per proteggere chiaramente gli occhi, è molto importante, ragazzi. Io ho questa moletta senza carter e così non va bene, è pericoloso, quindi non imitatemi, ok? Ok. Allora, le lame non tagliano perché a lungo andare si stringono, si allineano e quindi non c'è più uno scarico. Poi chiaramente bisognerà anche affilare il taglio, però così vedete non c'è proprio lo scarico, perché una lama, una punta, una deve guardare leggermente da una parte e quell'altra dalla parte opposta, proprio una cosa minima, di modo che possa scaricare il legno tagliato. Così proprio non c'è nulla, è dritta, piatta. Adesso dovrò costruire un piccolo utensile per poter entrare nella lama e spostarla, tac, una di qua e una di là, una di qua e una di là. Ok? A dopo. Ho trovato questo piattino che è un pezzo di scarto ed ora prenderò il seghetto per il ferro e farò un taglio più o meno qua. Praticamente lo userò come leva, no? Così, in modo che riuscirò a piegare un dente da una parte, quello successivo dall'altra parte e così via, tutti così. Ah!
campo. Allargo un po' inclinando la lama. Allora, per capire come vanno piegate le punte, ho preso questo seghetto più recente. E qui si vede bene. Vedete? Dove c'è il taglio smussato, la punta smussata. Ecco, questa punta dovrà essere piegata verso questa parte. Questa al contrario di qua. E questa di qua, sempre così, una di qua e una di là. Ok? Vedi, si vede bene, dai. Quindi su questa lama vecchia ho identificato il dente con lo smusso. È stato un po' difficile perché è completamente rovinata, non c'è più nulla. Dovrò limare tutte le punte. Sarà un bel lavoraccio, però vabbè, ci provo. Adesso con una limetta ripassiamo il taglio. Adesso volevo capire, allora, questo va all'interno. Allora, adesso andiamo a vedere un po' limare qualche dente. Sto limando quello che sporge di qua. Qua non c'è più nulla, è proprio da limare da zero. È quello che riesco a fare. Questo di qua. Ok, dai, adesso li faccio tutti e poi rivediamo, poi vedremo un po' assieme se taglia, forse da buttare tutto. Va bene, dai, a dopo. Che dite? Taglierà? Proviamo. Ragazzi, lo proviamo? Vediamo se ho fatto un bel lavoro o no. Io direi che va benissimo, ragazzi.
Perfetto, come nuova. Ok, adesso passiamo alla lucidatura dell'impugnatura in legno. Carta vetrata grana 80. Sposto tutto, scusate. Ok, dai, lo finisco. Ci vediamo dopo. Impugnatura è pulito. Adesso stavo pensando di dargli una lucidata, una ripassata con la carta. Vediamo se è meglio o peggio. Vabbè, non è male, dai. Usate sempre i guanti, ragazzi. Non imitatemi. E se sbaglio che gratto lì mi taglio, eh. Se accade in questo momento vi evito lo spargimento di sangue. Tranquilli. Ma ho una buona manualità, è difficile che mi faccio male. Però voi, ripeto, non imitatemi. Ok? La mola ho lasciato qualche riga profonda, eh. Dovevo stare un attimino più leggero, però vabbè. Dai, non è male, quasi a specchio. Questo è un seghetto che avrà 30-35 anni almeno. Va bene, dai, io direi che va bene così. Non male, non male. Dopo alla fine gli metterò un po' di olio. Anche no, l'olio lo svitto, va bene anche questo. Svita tutto, spray, un velo di quell'olio lì e va bene. Adesso voglio verniciare questo. Vado a prendere la vernice, a dopo. Eccolo qua. Questo è un plastificante impermeabilizzante, crea un film trasparente su ogni superficie interna ed esterna. Ok?
Questo è perfetto. Procediamo. Ok, sembrerebbe a posto. Facciamo una cosa, gli do un po' di olio alla lama. Devo farlo anche dopo, però vabbè. Quando era asciutto la vernice, quando si era asciugata la vernice. Vabbè, un attimo. Ok. Ragazzi, seghetto è finito. Lasciamolo qua ad asciugare tutta notte. Ok, se il lavoro vi è piaciuto lasciate un like e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, a me farà piacere. Ok ragazzi, dai. E vi prometto che farò altri video come questo. Quando mi capiterà qualcosa da sistemare, lo farò. Ok? Ciao ragazzi, ciao a tutti.